Da Monte Labatte sbarcare al porto di Pesaro per noi è stata una grandissima conquista. E, essendo il primo anno, quindi è veramente una novità, è una cosa un po' difficile anche da gestire anche a livello logistico. E sono convinta che ci riusciremo. Porteremo la nostra vasocottura anche a Pesaro. Come sarà strutturato il punto di street food? Sarà strutturato con un furgoncino, quindi vero street food, e all'interno potremmo soltanto fare dei vasetti che noi già costruiamo a polpo di fulmine a Monte Labatte, e avremo anche l'occasione di fare delle fritture dei giorni stabiliti. Saremo qui fino a settembre tutti i giorni dalle 4 in poi per aperitivi, cene e tutto quello che possiamo soddisfare. Organizzeremo degli eventi culturali, degli eventi straordinari, diversi da quelli che siete abituati a vedere a Pesaro.